Siamo partiti nel primo pomeriggio per una zingarata. Una di quelle che si organizzano senza pensarci, solo per la voglia di stare insieme. Un colpo di telefono e via. Vi capita mai di tirare uno di quegli invisibili fili che legano tra loro gli amici, con la certezza che in qualche maniera si liberano, ti raggiungono e sono pronti a partire per una nebulosa meta? E poi ti ritrovi nel più improbabile dei luoghi, a ridere di nulla e a discutere per ore di qualsiasi cosa. Ecco a cosa servono gli amici, a riempire il silenzio della vita ordinaria, della routine che uccide. Siamo diretti ad Assisi, normalmente un tragitto di un'ora e poco più, 100 km di una diritta su strada. E voi pensate che non siamo riusciti a farle diventare 3 ore di una strada piena di curve, controcurve, saliscendi, viottoli che deviano su ogni crinale, dove si incrociano solo vecchi sfiatati trattori, dove la gente quando si incrocia si ferma, fa crocchio, ti chiede come stai, dove una vecchia 500 di quelle con gli sportelli controvento sale agile tra le case senza tempo. L'autista tiene il finestrino abbassato, il gomito che sbuca, viaggia piano come se lo spazio e il tempo non avessero dimensioni da queste parti. Allora lungo la strada rallenti, cerchi di mettere bene a fuoco i cartelli che marcano i bordi. Sembra ti vogliano raccontare una storia, ti immagini qualcuno che ti indica il percorso. Vai su per la via Buccia, gira a Fontecchio, dritto verso Campaccio dove trovi la Canizza. Prosegui dritto dritto fino a casa del diavolo. Sì, vale proprio la pena posare le ruote su questi consunti asfalti per ritrovare una diversa dimensione del mondo. Ora siamo a Assisi, con la bocca lenta di fronte alla Basilica di San Francesco, in una città vuota che quasi intimorisce per la tanta bellezza che emana. Il sole è tramontato, domani si riparte e vedremo dove ci porta la strada. Una notte fresca mi ha accompagnato giù per la collina di Assisi. Non amo guidare al buio, durante i viaggi è una barriera, un limite che mi sono imposto. Al calare del sole ci si ferma, si sta al sicuro con qualcosa sulla testa. Albergo, capanna, yurta, un tetto, seppur precario, ti deve coprire. Ho contravvenuto alla regola, viaggiando alla fioca luce del faro della moto, alla ricerca del piccolo agriturismo affogato nella piana dove ho prenotato. Un trattore lavora nel fresco della notte, raccoglie la paglia della mietitura, corre veloce, al mattino grosse presse punteggiano la campagna. La cupola di Santa Maria degli Angeli è una presenza, si alza protettiva dietro gli olivi. È impossibile non posarvi lo sguardo, sembra custodire tutte le preghiere, le richieste di intercessione a un Dio che benevolo ti aiuti a trovare la strada, che ti affranchi dal male di vivere. Jacopo, l'amico di tanti viaggi, ci aspetta a Borgo Rovero, un piccolo castello in mezzo nel verde, arroccato su un crinale, viene dal sud e andava a fare scouting per qualcuno dei suoi viaggi. Ci attende sotto l'arco di pietra che apre le mura. È bello vedere il sorriso di un amico. Abbiamo deciso di andare a Castelluccio di Norcia per vedere la fioritura. Tra martoriati paesi colpiti dal terremoto, i fiori sembrano le uniche cose che hanno resistito, che non hanno abbassato il capo allo sconquasso che ha deciso la vita di interi paesi, che ha tagliato le radici di generazioni. Come noi, altre decine di persone sembrano abbiano preso la medesima decisione. Un happening, una Woodstock dei noi altri. Macchine, moto, camper arrancano in salita per gli stretti tornanti. Come nelle migliori tradizioni del nostro gruppo, scatta qualcosa. Deviamo in direzione di Arquata. Proprio su una curva a gomito la strada si apre invitante, un irresistibile richiamo ignorato dai molti. Qualche chilometro di salita e l'asfalto si tramuta in un sentiero di sassi bianchi, di quella pietra colore del borotalco, con la grana fine, che sembra plastica argilla, indurita dal trascorrere del tempo. La strada incide il verde dei prati, un piacevole saliscendi con la moto che vibra, che ti tiene desta l'attenzione. Lo spoggettare sul limitare del crinale apre la vista sull'incredibile valle dei Pantani. Laghetti neri come pesce riflettono le nuvole, cavalli bradi sguazzano, scalciano, scapeano, tirano coppiole all'aria. Dopo un po' ti rendi conto che ci sono due grossi stalloni, ognuno con il loro harem, con il proprio branco di femmine. Mucche pascolano quiete. Mi avvicino a piedi al gracchiar delle rane. Piccole canne sbucano pelose sull'acqua ferma del lago. La deviazione vale tutto il biglietto di questa giornata. A malincuore risaliamo la china. La strada ora appare più sgombra. La gente sembra intrappolata dai chioschi. Ciauscolo e salsicce sfrigolano sulle griglie. Provo lentamente a superare la valle che conduce a Castelluccio. La fioritura è in ritardo. Strisce di rossi papaveri decorano il pian grande. Azzurri fiordaliso marcano le prode. Il giallo delle rapacine fa concorrenza al sole.
Un amico mi fa notare che sono tutte erbe infestanti. Ma sì, che bello, dice. Che infestino pure, che la natura faccia il suo corso. Castelluccio è ancora un cumulo di macerie. Improvvisati negozi all'interno di container cercano di ridare una speranza di vita, un barlume di continuità. Nuvole nere scendono giù dalla montagna, come per scacciare i mangiatori delle prelibate lenticchie che hanno reso famoso questi luoghi. Mi incammino, mentre grosse gocce cadono, il rompo dei tuoni ci accompagna nella discesa a valle. Il rumore rimbalza minaccioso, si infrange sullo scosceso pendio. Oggi ho riempito gli occhi del bello di questi monti, del colore splendido dei fiori, della forza selvaggia dei cavalli. Porterò con me il dolore delle vite spezzate, della fatica di una difficile costruzione, di una vita aspra, dura, ingiusta, ma qualche volta anche dolce come il miele. Don't forget to remember, don't forget to remember. Una luce fioca giallina illumina un vecchio cartello smaltato. Vallo di Nera, Meggiano. Il borgo lo abbiamo trovato quasi per caso. In fuga dal pian grande di Castelluccio ci siamo rifugiati, qui in mezzo ai boschi. In giro l'odore del letame è forte. Questo è il sentore di una campagna antica, di quando ero bambino. Dormiamo al fresco della valle, in un silenzio quasi imbarazzante. Al mattino, sulla tavola, trovo yogurt appena fatto con marmellata di mora. Una vera lussuria. Accendo la moto, mi guardo in giro, nulla si muove, solo qualche campanaccio tintinna nella valle. Tengo le marce basse, cerco di non fare rumore. La mia moto sembra un oggetto venuto da Marte. Le vecchie pietre del Castrum Maggiane sembrano più adatte a un destriero con un cavaliere nella sua scintillante armatura. La strada si annoda ripida, non è sconnessa, è deformata. Plastica segue le piccole frane, si adatta al mutare della montagna. L'asfalto, diviso da centinaia di piccole crepe, sembra reggere. Alcune devono essere antiche, una piccola verde erba le ha riempite. Il grigio nastro sembra entrato in modalità automedicazione, per mantenere il precario accesso alla valle. Cercherò di tornare, ho scoperto una bella Italia rurale che merita un approfondimento. Dopo 2 ore di annodate strade ci ritroviamo alla Verna, siamo tornati in Toscana. Il caldo si fa sentire, ma non ci possiamo esimere dal salire la scala dei penitenti. Un ripido sentiero lastricato. Dobbiamo scontare i 3 giorni di spettacolari percorsi in moto. Una benedizione. Pertanto ci mettiamo le gambe in spalla e partiamo per il doveroso omaggio. All'arrivo, dopo una mezz'ora di copioso sudore, il paesaggio dalla piazza della Meridiana è fantastico. Il Casentino si apre sotto di noi. Intorno i secolari alberi, alcuni alti 50 metri con tronchi imponenti di 2 metri di diametro. Qui San Francesco ha ricevuto le stime. Mentre percorro l'ultimo tratto di strada, penso a quali parole meglio descrivono questi giorni fantastici. Bene, l'unica parola che mi viene in mente è amicizia. Grazie a Gigi, Jacopo, Chiara, Leonardo, Fabio e Francesco. E grazie a tutti gli amici incontrati per strada. Alla prossima.